Ciao Desvideo, continuiamo Siberia The World Before. Adesso vediamo se riprende la storia di Kate oppure di Dana. Wagner, Casa de Rosa, Well 1936. done, Dana, Dana, dear. Dana. I'm so proud of your concert on the square at the Academy of Music. We shall find a pretty frame for your diploma. Thank you, Mother. Once you've finished your studies at the Academy of Music next year, you'll be able to start higher education at the Paris Conservatory. Won't she, Anton? Of course, of course. Then, my darling, you'll become a great concert pianist. You make us so proud, doesn't she, Anton? Of course, of course. So proud. Non voglio andarmene. I really do want to become a concert pianist, but the thought of leaving Papa, you, and the house to go to the Paris Conservatory doesn't exactly thrill me. And it's perhaps not such a bad idea for you to move away from Wagen. Times are hard at the moment for people like us. I do worry about your health still. Thankfully, Herr Gustav agreed to take you on at the Mountain Refuge this summer. Oh, yes. The mountain air will do you a world of good, my dear. By the way, did you write to Herr Gustav to thank him? Well, I was very busy rehearsing the concert, you know. The gentleman is offering you a job, Dana. Thanking him is the very least you can do. Yes, Mother, I'll do it right away. Diaria. Diario di Dana, ore 7 e mezza, 1 giugno 37, serviva un evento importante per farmi iniziare questo diario. E così gran giorno è arrivato. Sono stata scelta tra decine di altri studenti dell'Accademia di Musica per eseguire il concerto del Cigno, l'inno di Wagen, nella piazza principale. Stanotte non ho dormito, sono terrorizzata, non sono neanche riuscita a suonare un'ultima volta quella bellissima melodia prima di uscire, ma che importa alla fine? Il mio destino si compierà oggi alle 12 e un quarto precise. In piazza c'è sempre una gran folla per l'occasione. Sento le farfalle nello stomaco. Non ho mangiato nulla per colazione, nemmeno la deliziosa sacca torta di mamma al cioccolato e albicocca che di solito adora. I miei genitori non verranno a vedermi, non possono lasciare la bottega proprio oggi. Per i commercianti è la migliore giornata primaverile. Ma in fin dei conti è meglio così, non sopporterei l'umiliazione se fallissi di fronte a loro. Il signore e la signora Zimmer sono arrivati, ultimamente vengono spesso, però si tratta sempre di questioni di lavoro. Papà continua a ripetere a chiunque l'ascolti che non c'è niente di meglio che avere troppo lavoro, visti i tempi che corrono. Mentre gli uomini si occupano di affari, nello studio il signor Zimmer è un commerciante d'arte, la signora Zimmer aiuta mamma in negozio. Frau Bachmann mi sta aspettando, è la scrittrice dell'Accademia, basta scrivere, ricordati la lettera, dai un bacio ai tuoi, salta sul primo tram e ora vai Dana. Il concerto è andato a meraviglia, che sollievo, ora mi sento più sicuro che mai per la mia richiesta di ammissione al Conservatorio di Parigi, ancora un anno all'Accademia di Musica di Wagner e poi avrà inizio il mio cammino per diventare concertista, il mio sogno. Posso aiutare i miei a pagare la retta scolastica grazie al lavoro che ho ottenuto al rifugio di montagna di Silver Spiegel. È stato Adam Zimmer, l'amico di papà, a mettermi in contatto con Herr Gustav, il responsabile del rifugio, che mi ha mandato la lettera di assunzione. Così il mio viaggio inizia, ok. Funziona. Cosa ho trovato? Ah, lo devo togliere. I should think you'll be needing a pen to write that Se letter, non my ho la darling. penna per scrivere quella lettera. Ah, sì. The diploma Frau Beckmann gave me after my concert on the musical square. Mama Diploma. was so proud. Ha completato con successo il terzo ciclo di studi di pianoforte, la rettrice Carina Beckman. Questa. Herr Gustav, my future employer.
Thanks to this summer job, I'll be able to help Papa pay for another year of schooling at the Music Academy. Fräulein Rose ha piacere di annunciarle che la sua candidatura per lavoro stagionale al rifugio di cui sono responsabile è stata accolta. Il suo contratto avrà inizio lunedì 5 luglio e terminerà il 31 agosto. Prevediamo che sarà un periodo piuttosto frenetico. Il nostro rifugio accoglierà una squadra di scienziati che verranno ad esercitarsi in montagna prima di partire per una spedizione nell'est. I suoi compiti giornalieri prevedono che serva i pasti e contribuisca a mantenere il decoro del rifugio. Dal suo curriculum leggo inoltre che studia all'Accademia di Musica, perciò gradirei la sua disponibilità per esibirsi a pianoforte in alcune serate. Colgo l'occasione per informarla che oltre al salario previsto come da contratto le sarà altresì fornito vitto e alloggio per tutta la durata del soggiorno lavorativo. In attesa del suo arrivo le auguro una serena conclusione dell'anno scolastico. Questo è Renner, responsabile del rifugio. Perfetto. Allora, mi serve una penna. Penna, dove la trovo una penna? Ok, so che devo uscire di qua e cercare la penna. Ispeziona. It's stuck. È bloccato. Papa really ought to tidy up. La penna. Vecchia matita. Maybe I could use it to write my letter to Herr Gustav. Sì. Possiamo anche vedere. I ought to put these away before I lose them. I'm pretty sure I know this piece by heart now, anyway. L'inno. Posso spostarlo? No. Niente, vabbè. Ispeziona. Vai. Alziamo. Beh. Non si può esaminare niente qua? Qua dentro? Strano. Ma perché me l'ha fatta aprire se poi non si può guardare niente qua? Oh, chiudiamo allora. Sì, ma qua quello che serviva era la penna, dai. Altre cose. Va bene, dai, abbiamo preso la penna. Prima di scrivere possiamo anche guardare altre cose. Prima di scrivere la lettera. Dipinto. Non dice niente? No, non dice niente. C'è la porta per uscire, ma... Parla. Have you asked your father for his pen? Ma la penna l'ho già trovata. Dipinto. Ok. Osserva. Altro dipinto. Ok. Spezione. Papa, could your pen be around here somewhere? Could be, I suppose. No pen here. Niente penne qui. La penna l'abbiamo già trovata comunque. Ah no, però era una matita, non era una penna. Prendi. Penna stilografica. Papa's pen. Perfect. Perfetto. Ora è meglio la penna della matita, allora. Si vede che forse possiamo scegliere se scrivere con la matita o con la penna. Papa è so untidy. Disordinato. Mi ricorda qualcuno. You could close the drawers when you're done, little Miss Nosy. Non li ho chiusi? Ah, non l'avevo chiuso bene. Va con cane, se ne è accorto. Bella, questa è stata una cosa carina. Dana Puppet, I'm busy right now. Anche questo quadro abbiamo visto.
Qua ispeziona. Ah no, questi qua sono i soliti cassetti. Sì. Metti la porta lì. Cosa facciamo? L'andiamo a scrivere o... Perché di porte ce n'è due? Ce n'è una qua. Si Mamma would be mad if I left now. arrabbierebbe se me ne andassi ora. Dirà la stessa cosa se esco dall'altra porta. Insomma, ragazzi, io la lettera la voglio scrivere all'ultimo momento. Anche qua dirà la stessa cosa. I ought to write that letter before I go up to my room. Sì. Alice va verso la camera allora. Andiamo a scrivere sta lettera, insomma. Vecchia matita? No, la penna stilografica. La matita magari si cancella un po'. Formale, amichevole. Amichevole, dai. Dear Herr Gustav, I would like to thank you Piss off for. out of here, you filthy Bulgarian! Don't, Anna, it's too dangerous! Oh my! What in the name of. Esame del mattone. Dana, darling, no, give it to me, please. Oh, my goodness. Cos'è? What does it say, Father? It's nothing, Dana. Nothing but spite. Will they ever leave us in peace? Come on, Lena, my dear. Hey, come on. Look at me. Don't let it get you down. Huh? Or we'll both end up in Paris with Dana. Dai un'occhiata alla nota. Intanto osserva lì. Why would anyone do that? Why take it out on us without reason? Parla. Lena, please. La nota. Biglietto minaccioso. Per pisse, Cendriche Veganer. Che vuol dire? Piss off out of here, Ah, you fuori di qui. filthy vagarons. Horrible. Oh. Ecco, adesso si ritorna da Kate. O no? Sta caricando.
Area dell'Iron Tiger, miniera di Salem. Kate, come on. We need to get to work now. La seconda. That's it. I'll get started working now. You push the cart closer and come dig next to me, okay? I'm very sorry, love. But we'll have all night long to cry. Allora, punti e getti al diario. Gentile signora Foster, mi auguro che stia bene. Ho piacere informarlo che ho rintracciato i nomadi Yukol. Erano loro che accompagnarono Miss Walker l'ultima volta che l'ho incontrata. Mi hanno confidato che nonostante il sacrificio di Oscar, l'automa per proteggerla, è stata fatta prigioniera da una pericolosa milizia di fascisti del posto. Dopo quasi un anno di accurate indagini, questa pista mi ha portato a stabilire quasi con certezza la posizione di Miss Walker. Al momento è detenuta in una miniera di sale, un campo di lavoro forzato gestito da un gruppo di facinorosi neonati a ricerca delle antiche vestigia di gloria della loro nazione. Sono appena arrivato nella regione. Come immaginavo, le guardie della miniera si rifiutano di farmi incontrare Miss Walker. Hanno persino resistito ai miei tentativi di corruzione, non molto efficaci devo ammetterlo, dato che le mie finanze versano in pessime condizioni. Mi è stato tuttavia assicurato che la sua salute è buona. Per qualche ragione sono scoppiati tutti a ridere parlando del legame che avrebbe stretto con la sua compagna di cella e di come le due si sostengano a vicenda. In cambio dell'esigua somma di denaro che sono riuscito a racimolare, le guardie mi hanno assicurato che avrebbero consegnato la lettera alla signorina Walker. Per ora, fino a quando non avrò trovato un modo per tirarla fuori da questo vespaio, posso solo sperare che manterranno la parola data. Solo due parole per farle sapere che oggi sono tornato alla miniera con la somma che lei e il suo marito avete raccolto per provare a contrattare la libertà di Miss Walker. Sfortunatamente però non ho avuto successo. Sembra che la milizia preferisca punire Miss Walker per averli sfidati quando difendeva il nome di Yukol e per questo non vogliono denaro. Sì, ragazzi, questa qua proprio continua tutta la storia che c'è stata. Allora, come se non bastasse, con un'altra bustarella sono riuscito ad avere conferma di quella che tutti temevamo. Miss Walker non ha retto la notizia della morte di sua madre l'anno scorso. È davvero devastata all'idea di non aver potuto nemmeno essere presente al funerale. Neanche la sua compagna di cella può far nulla per salvarla dalla depressione. Temo si lascerà morire di stenti se non troviamo presto un modo per tirarla fuori da quel luogo infernale. Cavolo. Allora, ha detto di il carrello, parlava del carrello. Aspetta, prima magari parliamo. I know. It's hard for you, Kate. I'm so sorry about your mother. But I need you now. You understand? Allora, il carrello. Non si muove. Stuck. Brakes are on. What a surprise. Freni tirati. So you can be with us.
Vai? Allora. Vai. Ok, spingiamo col cursore, spingiamo con il mouse. Dai, un po' però. Oh, quanto ci mette però. Non c'era nessuno a tenere la mano. Goodbye. Allora, quanto lo devo spostare sto carrello? Sufficiente? Katiusha dirà qualcosa? Ok, a posto. Call me. She asked for you. Just to set in all the cavolo. She was scared. Your mother. You broke her heart. Hai spezzato il cuore. Oh, ma ragazzi. Tristezza. You deserted her. No. Abbandonata. She died asking for you. No. You did not say it. Kate, watch out! Sorry, I didn't see. Hey, look! Come on, let's go and see. Could be our ticket out of here. Let's check it out. So libera. Oh my god. E ora? Doppio clic per velocizzare i movimenti. Torna da Katiusha. Ma intanto ispeziona. Osserva. Usa. Still looks pretty strong. Ah, usa carina. Must have got it wrong. C'è qualcosa. Ah, usa questo. Impossible. No. That doesn't work. No. No, non ho niente che posso usare, dai. Andiamo. Oh, moto. Where did they come from? Must be something to do with the train. Yes.
serva. Where did they come from? Must be something to do with the train. Ah, niente. No, pensavo ci fosse dell'altro. Wow, that's deep. Can't even see the bottom. Yeah. And it means the tunnel on the other side is cut off. Must be the way out. I can see the light at the end. How do we get across that? I'm sure there's a way. Follow me. I have an idea. Aiuto Katyusha. Serva. Eh sì, profondo davvero. That must be the way out. At the end of that tunnel there. Eh sì. The cave is reinforced by those old structures. Must have been meant to shelter trains, and for a long time. Guardiamo. More bodies. Looks like they were shot dead while they were eating. Yeah, wow. Kate, come! I need a hand over here. Kate, come! I need a hand over here. Vuole entrare qua. Kate, come! Va bene. I need a hand over here. Va bene, arrivo. Arrivo, arrivo. Dai, veloce. Parla. If we build up enough speed, we should be able to use the height difference on the edge of the precipice as a takeoff ramp to get to the tunnel on the other side, and then get to the surface. Sure, that is if you can get the thing started. Don't worry about that. Back in the days with my band, I always used to repair our old van on tours. Okay, but wait a second. First, I want to take a closer look at these bodies and maybe figure out what happened here. Full tank of gas. And it looks as if they were headed for the exit tunnel. It's like they were ready to get out. Looks like they were in a hurry, judging from their position. They were shot. In the back. Same as those over there. Looks like Second World War uniforms. They belong to the Brown Shadow, the fascists who triggered the war before they herded up and massacred millions of innocent people. I wonder how a bunch of World War II fascist soldiers ended up here. Right, and who killed them just as they were about to ride out of here. One thing's for sure, though. We've got to give this motorbike a try. What? What are you saying? You mean you want to jump over the ravine? Exactly. But the keys aren't on the bodies. I checked. They must be somewhere inside the train. You go and find the keys while I take a look at this motor. Will do. You'll be okay? Don't worry, love. I'm sure this beauty and I, we're going to become best friends. Trova le chiavi della motocicletta.
Partiamo qua. Ah no, era sempre il precipizio. Niente, dai. That must be the way out. Sì, at the end of that tunnel there. Va bene, va bene. Qui c'è il lucchetto. Nient'altro, no? C'è sempre il solito. Wrong one. Ah, proviamo a montare. This carriage is more luxurious than the other ones. Maybe a dignitary's? Devo entrare lì. Ah, è aperto. Se non sai cosa fare, puoi ascoltare un suggerimento usando il pulsante. No, 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 per ora non lo voglio usare. Voglio riuscirci con le mie mani. Poi per ora non è difficile. Another body, great. Altro cadavere. Wow. Oh, stai lì, che magari c'è la chiave da qualche parte qua. Ispeziona. Prendi. Biglietto d'addio dell'ufficiale suicida. Leggi. Giovedì 5 aprile 1944. Di me non sarà rimasto che un mucchio di ossa nel momento in cui tu, chiunque tu sia, leggerai questa lettera. Ho vissuto ogni giorno della mia vita imparando ad essere fedele alla madre patria nel rispetto dei miei doveri in nome del nostro grande leader. Non potevo desiderare nulla di diverso. Come ordinatomi, siamo riusciti a mettere il treno al sicuro nel rifugio concordato, lontano dalle mani del nemico. Tuttavia l'accesso al tunnel d'uscita ci è stato precluso da una frana. Siamo dunque condannati a rimanere per sempre qui con il treno, così che il comando supremo possa un giorno recuperarne i segreti. Si tratta di un'inaspettata benedizione, già che l'armata rossa avanza dal fronte orientale e ci avrebbe fatto prigionieri. In questo modo il nostro segreto è salvo. Il morale delle truppe stava precipitando e mi sono visto costretto a impugnare la pistola contro di loro. Per salvare dal disonore, dal tradimento a cui le avrebbe condotte la follia. No, ho ragione di credere che in preda alla disperazione stessero pianificando di fuggire con il motociclo per poi barattare con il nemico le informazioni sul nascondiglio del treno in cambio della libertà. Ho nascosto la chiave di avviamento per mere questioni procedurali. Ora non mi rimane altro da fare se non adempiere i miei ultimi obblighi in nome del nostro leader e della patria. Così questo tesoro rimarrà celato fin tanto che il comando supremo sarà in grado di recuperarlo. Christian Sutter. So this brown shadow officer shot his own men and then killed himself to make sure the train was never found by the Allies. Ebbene, whatever it holds must be priceless. Osserva. Strange, a hollow shape. There must have been something in it. Major Sutel's last drink to give him courage? Un drink? Allora, cassetti. Let's search somewhere else. Cerchiamo altrove, sì. Nothing interesting here. Basta penne, matite, basta. Ne vediamo abbastanza. La pistola. That must be the shooter. Guardiamo l'altro lato. Aspetta, ispeziona. Ah beh, comunque era sempre qua, sì. I don't think I can make any use of that. Non gli serve. Sarà qua la chiave, dai. No. Nothing interesting here. Pensavo fossero qua la chiave.
controllare questo. Non posso fare. Strange, a hollow shape. There must have been something in it. Ma la mano. Aspetta. Abbiamo mosso la mano. Premi. Ah, bello. Prendi. Ah, è questo che dobbiamo posizionare. The distinctive symbol of the brown shadow fascists. Many countries have banned it. That's just fine by me. Ok. Presente l'inventario e abbiamo già capito tutto. Dobbiamo posizionarlo qua sopra. Perfetto. Facciamo un bel usa. E vai. Rovesciare. Così. Ecco, trovate la chiave. Perfetto. One of the keys is still covered in blood. Must be the one for the motorbike. Chiave della moto, poi deve esserci anche la chiave del treno. One of the keys is still covered in blood. Must be the one for the motorbike. Got him! Trovate. It hasn't been started for too long. But leave me to it and I'll see if I can get it going. If I can just get it to kick start, we might be home free. Okay, I'll leave you to it then. I'm gonna go search the train a little more. Maybe I'll find something useful for when we get out of here. Sure. Allora, c'era un lucchetto ancora da aprire. È questo. Allora, facciamo un bel usa. Chiave. E andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Ecco. No? Ho mosso male. E allora, forse sto muovendo male. Perché cade? Perché cade sempre? Sto facendo di sbagliate. Vabbè, comunque l'abbiamo aperta, ragazzi. Kate, your chariot's waiting. Hey, what are you? Holy crap. Wow. This is worth a fortune. I can't believe it. Voilà. This is gonna come in nicely when we're on the road, babe. Allora, qua c'è un po' di cose da esaminare. Osserva. A masterpiece. Un capolavoro. The brown shadow must have looted it during World War II. Saccheggiati. Bottino di guerra. It must be priceless. Now I understand why the brown shadow wanted to hide the train so badly. There's a veritable fortune in loot here. It must be priceless.
Now I understand why the Brown Shadow wanted to hide the train so badly. There's a veritable fortune in loot here. Andiamo qui, altri dipinti. Altro dipinto saccheggiato. Poi l'abbiamo già visto, qua. Cosa c'è lì? Oh my god! Cosa c'è? Raggiungila. You gotta see this! Questa qua è la Dana. Yeah, it's pretty well done. I like the color of the rock face there. Is that what fascinates you? No, Kate. There! Look! It's right under your nose. Firme leggere. It dates from 1937, apparently, but I can't make out the signature. Cola? Koba or something like that? Anyway, what's so fascinating about it? You mean you can't see? Take a closer look. Sorry, you'll have to be more specific, Katusha, because I still can't see. Look again, there. The girl. She's your spitting image. Well... Dici davvero? You really think she looks like me? Come on, you gotta admit it's incredible, right? Either way, I suggest you put it away. We'd better get going. Allora, poi cose che non abbiamo visto qua, dobbiamo vedere. Bottino di guerra. I hate to think what became of the owners of all these stolen objects. I hate to think what became of the owners of all these stolen objects. E qua non abbiamo visto un altro quadro. Penso che abbiamo visto tutto qua dentro. Penso. Usciamo. Come on, Kate. You gotta admit she looks like you. It must be a sign. Hold it right there, girls. Oh oh. All right. You've caught us. But take a look inside this carriage. The train is full of treasure. We could all escape with tons of it. Just look. Don't move. Listen to me, Simona. You've always been good to us. So why can't we help each other now? We'll be stronger together. Together? And forget all about your precious attitude? Like this morning with your package, huh? Thanks, but no, Amerikanska. I'd rather keep this treasure for myself. I could leave this rotten prison. Nobody will know. I could even say you tried to escape. Which wouldn't be a lie, would it? Simona, don't! Don't take it personally. I just need a change of life. I think you can understand where I'm coming from. No! No. To be continued. Prenota ora, gioco completo in uscita nel 2021. Ah, cavolo! Sì, ma cavolo, è finito proprio in una maniera... Aiuto.
Però mi è piaciuto questo prologo, devo dire che mi è piaciuto. Sì. Mi è piaciuto molto. Va bene, ciao a tutti da Svideo!